Il bilancio della regata, perfetto. 5 giorni di regata, 5 giorni di vento. Abbiamo avuto tutti i venti, toccato 3 quadranti, abbiamo avuto il sole, abbiamo avuto la pioggia. Certo, non c'erano tantissimi iscritti, però la qualità era altissima. Youth, i primi 3 youth arriveranno, li vedremo sicuramente nella top 10 mondiale assoluto. I master se ne sono dati di santa ragione, si sono tutti divertiti, tutti feedback positivi. Arrivederci al prossimo anno, sicuramente con un format che non voglio dire niente, sarà una sorpresa. Bellissima, bellissima esperienza, perché abbiamo fatto regate con tutti i tipi di vento. Primi giorni maestale molto forte, poi poco vento dal mare e poi anche con vento dal mare molto forte. Sembra che abbiamo fatto tipo 12 prove, una cosa del genere. Quindi molto molto bello. Una grande organizzazione da parte dello Yacht Club Cagliari, che anche quest'anno è riuscito a mettere a segno un bel campionato. E noi ci siamo divertiti, il vento ci ha aiutato sia i primi 2 giorni con direzione da Maestrale e poi questi ultimi 2. Questo kite race parte in Sardegna, tra i santi. Guarda, pian pianino abbiamo iniziato 2, 4. Adesso quest'anno anche altri 2 o 3 si avvicineranno al kite racing, quindi speriamo che prenda. Per me è stata veramente una bellissima esperienza, perché come prima regata sono veramente soddisfatto. L'organizzazione è stata splendida, stati precisissimi, sono veramente il giudice tedesco era veramente tedesco in tutti i sensi, veramente sono veramente contento e speriamo che il prossimo anno si possa rifare così. E speriamo di essere soprattutto un gruppo più numeroso, perché in 3 soli veramente. D'ora in poi si uscirà più in race o più tra le onde col kite? Secondo me continuerà tra le onde, perché il race alla fine è anche molto costoso. Bisogna avere comunque 4 vele, diversi set di pinne. Non è tanto economico. C'è qualcuno che ci ha sofferto con le pinne? Qualcuno sì, qualcuno so che ne aveva parecchi set, però vabbè, comunque è normale.